Sette appuntamenti dal 22 novembre all'1 aprile per la prima volta al Teatro Alighieri di Ravenna. Emilia Romagna Concerti ha presentato nella mattinata di sabato la nuova stagione di Capire la Musica, che quest'anno inaugurerà con un ospite speciale, Bruno Canino. Il pianista, insieme al violoncellista Enrico Mignani, suonerà un concerto per Santa Cecilia, patrona della musica. Gli altri sei appuntamenti di Capire la Musica si susseguiranno con cadenza mensile, eccezione fatta per il doppio appuntamento di marzo dedicato alla festa della donna e alle vittime innocenti della mafia. Confermati i concerti di Natale e di Pasqua. A gennaio la serata dedicata alle vittime dell'Olocausto, mentre a febbraio tornerà protagonista Ravenna Ramin Barami. Sono veramente molto grato che il grande Bruno Canino abbia accettato non solo di ritornare a Ravenna, dove era venuto tante volte, ma soprattutto di suonare insieme a uno strumentista come Enrico Mignani, bravissimo, ma tanto giovane, lui che ha suonato con Ughi, con Gazzelloni, con Pinchas Zuckerman, e lo ha fatto in una maniera molto generosa, lasciando anche a Enrico la più grande autonomia di scegliere completamente il programma, l'ha messo molto a suo agio. E io, quando poco più che ventenne, insieme a altri amici ravennati, ho preso in mano l'associazione Mariani, una delle prime persone alle quali mi rivolsi 50 anni, quasi 50 anni fa, era Bruno Canino, e così a distanza di tanti anni sono stato molto grato che mi abbia aiutato ancora a fare della grande musica in questa città. Come sarà la rassegna quest'anno, visto anche la situazione che stiamo vivendo? Noi naturalmente cercheremo di recuperare tutto, per esempio per il concerto di Natale, dove non sarà possibile per motivi sanitari avere i bambini dei cori di Ravenna in palcoscenico, ma i bambini però ugualmente ci saranno, perché saranno nei palchi e faremo delle prove per farli cantare dalla loro posizione nel palco. Naturalmente il concerto di Natale, come quello di Pasqua, sarà raddoppiato, ne saranno fatti due, uno alle 17:30 e uno alle 21, perché sennò non avremo la possibilità di mettere tanto pubblico. E quest'anno Capire la Musica si concentrerà su quali compositori? Ma guardi, direi che noi da diversi anni stiamo facendo un grande lavoro su Bach. Quest'anno siamo anche obbligati a farlo, perché non, quasi mai possiamo adoperare dei grandi organici orchestrali, e quindi l'organico bacchiano, che è un organico di 20-25 persone con pochissimi fiati e molti archi, per noi da una parte è un organico ideale, e vogliamo portarlo avanti anche nella seconda metà dell'anno, quando si spera che non ci saranno più difficoltà dovute al Covid, con due monografie, una dedicata alle quattro suite per orchestra di Bach e uno ai sei concerti brandenburghesi, che dovrebbe durare per tutto il 2022. Nel frattempo, durante la presentazione, ha dato un'anteprima di quello che invece sarà una serata dedicata a Rossini. Sì, ci sarà un pezzo di Rossini, non so, forse è stato eseguito a Ravenna, ma io non me ne sono mai accorto, un pezzo molto interessante, perché fu scritto da Rossini 14enne, quando, come gli succedeva spesso, era ospite della famiglia Triossi a Conventello, che si trova nelle campagne di Ravenna. Aveva già scritto due anni prima le famose sonate a quattro, e stavolta invece è una sinfonia, una specie, più che sinfonia, un'ouverture, una sinfonia molto semplice, detta del Conventello, e è molto buono, molto opportuno che questo brano venga eseguito anche dagli alunni dell'Istituto di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna, insieme ai musicisti della Young Musicians European Orchestra, perché gli dà una immagine inedita e nuova, credo per loro, di Rossini.